solo lui le spada forte ardito, lindissimo patito, il gran raccontator, solo a lui che gioca e mata il tor, e viva il gran patito, il re dei contador. Allegria, 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 e fatti male, sono state corine. Queste storie, e voi ci sentite bene? Forti e chiari? Ma giù in fondo? No, aspetta, devo... fateci dei cenni. Beppe? Forti Beppe e chiari, ci sente bene? Beppe, nostro libraio di fiducia. Un saluto a uno dei nostri sponsor, la libreria Trebisonda, con il suo pacchetto laggiù in fondo, dove potete trovare
perché li sentiamo molto lontani, li vediamo molto lontani. E cosa possiamo chiedere al nostro pubblico per vederli più vicini? Vorremmo chiedere al nostro pubblico di avvicinarsi il più possibile, vorremmo ricreare sotto questo portico un effetto stalla che ci piace molto, sì. Che insomma in modo da creare il clima ideale per i racconti di simpatia. E soprattutto abbiamo cercato di non scegliere gli amici dei raccontatori per non favorire nessuno. Quindi chiedo ai giurati di prestare molta attenzione a ciò che adesso ci racconterà, ci spiegherà il nostro Mastro Notaro, perché è il momento dello spiegone delle regole. Sì, io sono un bravo uomo, sono un notaio non professionista. Sono molto semplici, sono queste che vado a dire. Ogni raccontatore avrà 5 minuti di tempo per raccontare la propria storia. 5 minuti che io cronometrerò e al quinto minuto più o meno il nostro maestro esimio Gattico darà un segnale sonoro al raccontatore in modo da indicargli che i 5 minuti sono passati e quindi il raccontatore dovrà, dovrà chiudere, anche se io faccio più di 5 minuti. Dico per la giuria, chiaramente la giuria deve votare sulla bellezza della storia, sul fatto che la storia è in tema, storia di buio, che vuol dire un sacco di robe, e sul tempo, quindi se uno ci fa 8 minuti, a parte che noi arriviamo a... C'è un cecchino, no? C'è un cecchino. Dobbiamo selezionare. Però, insomma, al quinto minuto uno dovrebbe più o meno chiudere anche per rispetto per gli altri raccontatori, eccetera. Però se uno va a 6-7 minuti, la giuria dovrebbe dare voti un po' più bassi, anche se la storia era molto bella. E i primi 4, i 5 giurati, noi togliamo il voto più basso e il voto più alto e facciamo la somma dei 3 voti centrali che andiamo a segnare sul cartellone. I primi 4 che si classificano dopo il primo giro di storie fanno una finalina, ok? Perché poi noi dobbiamo scegliere 2 raccontatori, quindi racconteranno una seconda storia a tema libero. Si può fumare le sigarette? Bello! Quindi durante la pausa non fumare sigarette. Non fai, prima non fumate sigarette durante la pausa. E quindi i primi 2 di questa serata andranno a unirsi agli altri 2 di sabato scorso, si uniranno ai 2 di martedì prossimo, storia di fatica, agli altri 2 del martedì dopo ancora, sto gesticolando un pazzo, che si chiama storia di segreti, e faranno la finale, questi 8, il 2 luglio, sabato, se non piove nel cortile. Non pioverà. Ci sono dei... Come devono votare i nostri giurati? Da 1 a 10 l'abbiamo detto? Da 1 a 10 sì, siate buoni. Con le virgole l'abbiamo detto? No, potete anche non essere buoni. Siate buoni. È molto difficile venire su un palco a dire una storia, per cui insomma, sono non professionista, si vede. Teniamo anche conto del fattore cecità nostra, quindi per cortesia scrivete i numeri molto grandi. Sì. Fateci dei cenni di comprensione o di contestazione. Ci piace una giuria popolare. Sì, una giuria popolare. Ci piacciono anche gli applausi, i sorrisi. Fateci sentire il pubblico torinese, è un pubblico carico. Grazie. Va bene, abbiamo detto tutto. Sì, signor. Il trofeo composto da tutti i libri che hanno portato gli altri raccontatori. Che libro ci hai portato? Ho portato Liberatevi di Gene Sharp. Bellissimo, della copertina, perché l'ho appena preso da... La storia robusta! Ok, poi. Grazie. Ciao. Allora, si dice che nella noia, di solito quando ci annoiamo si dice che il tempo non passa mai, no? E forse è per questo che tanti anziani stanno bene nelle situazioni noiose, tipo la coda in posta o... in generale i supermercati, e io mi trovavo proprio in un supermercato, c'è un'anziana che deve pagare e ha deciso di pagare con le minutine, quelle rosse, e ci sta mettendo un'infinità, io mi sto veramente annoiando, però ho trovato un diversivo, c'è una ragazza molto bella, bruna, un po' più avanti di me nella fila, la fila è lunghissima, anche se è sabato sera e orario di chiusura. Questa ragazza è deliziosa, veramente, ha un visino delicato, è piccolina e come si suol dire ha il culo a mandolino.
Tra me e lei c'è però una rom, una zingara. Però è vestita di stracci, un po' sporca, un po' anche grassottella, tant'è che il suo sedere non è a mandolino, direi piuttosto a contrabbasso, un po' più duro. Mi piace veramente tanto quella ragazza, vorrei andarla a conoscere, dirgli qualcosa, solo che io sono molto timido, non so mai cosa dire in queste situazioni, cioè non è che posso andare lì e dirgli: ah, hai visto, sono aumentate le zucchine, magari mi prende per un depravato, ma oh, guarda, le zucchine che prendo io vanno bene così. Però non so da dove, prendo coraggio, decido di andarci, non faccio neanche in tempo ad aggirare il culone della zingara che va via la luce, c'è un blackout. Sì, sento un trambusto, tante grida, perché nel buio la gente ha paura. Ma soprattutto nel buio la gente si sente senza inibizioni, è anonima, quindi può dire quello che vuole. E infatti sento una signora che grida, lo sento benissimo, che grida: zingara, parassita, torna al tuo paese! E poi subito un'altra che dice: a Milano, perché come saprete adesso Milano è la zingaropoli dell'Italia. Oltre agli zingari ci sono anche i comunisti. La cosa buona è che hanno risolto il problema degli asili, perché gli zingari rapiscono i bambini e i comunisti se li mangiano. Per fortuna si riaccende la luce. Ci sono un po' di scatole per terra, qualcuno la faccia un po' sconvolta, ma la più sconvolta di tutte è la cassiera, perché è sparito l'incasso, qualcuno ha rubato i soldi dalla cassa. Iniziamo tutti a guardarci un po' con un'aria sospettosa, chi sarà stato, chi non sarà stato, ma quasi inconsapevolmente, mentre pensiamo queste cose, ci mettiamo un po' a semicerchio, no? A semicerchio intorno alla zingara che è lì da sola, però adesso alla luce nessuno ha voglia di dire niente, perché magari ci sono i vicini e se dici qualcosa su uno zingaro magari ti prendono per razzista. Quindi siamo lì tutti che aspettiamo e a un certo punto vedo, come per magia, un pacco di assorbenti che vola per aria, no? E piano piano, rotolando, va a finire sulla spalla della zingara. È come un gesto liberatorio, infatti tutti iniziano a tirare qualcosa, è proprio un linciaggio, chi tira ravioli, chi tira grissini, addirittura uno gli grida: vai a cagare, gli tira un ditasnella perché stima proprio. Per fortuna arriva la sicurezza che interrompe il linciaggio, la punizione per la ladra, e dopo averla perquisita scopre che addosso non ha niente, non è stata lei a rubare i soldi. E dopo aver visto il filmato della sicurezza, no, le telecamere della sicurezza, nota che oltre a sparire i soldi è sparita anche la ragazza Bruna. Quindi fate le vostre conclusioni. Quando arriva la polizia e mi chiede, io sono un testimone naturalmente, mi chiede segni particolari, io gli dico: culo a mandolino. Si dice in fotografia che il buio è assenza di luce, ma dalle mie parti, dove abito io, nei supermercati, un po' così, il buio è anche solo l'uomo bigotto, razzista, che incolpa il più debole, no? Io non lo so bene cosa pensare, so solo che con i soldi che ho rubato dalla cassa mi sono comprato un paio di occhiali neri. E devo dire che mi piacciono veramente tanto, tant'è che non li tolgo praticamente mai. Sarà per questo che vedo tutto nero anche quando c'è il sole. Grazie. Ragazzi, 4 minuti e 55. La storia di Ventura! Buona Ventura! Non è facile. Buonasera. Aspetta, io tu. Buonasera, che cosa ci hai portato? Cioè? Libraio di Seni Nute. Il libraio di Seni Nute. Sono arrivato alla sesta pagina. Minchia, gli ho dato vecchioni. Sì. Sono arrivato alla sesta pagina, voglio fare solo un comunicato ai giurati che vorrei finire il libro. Solo questo. Ok, vabbè. Grazie. Storia di restituzione. Vai. Allora, il titolo è "I Maya non ci avevano azzeccato mica tanto". Lo avevano previsto in milioni di modi, da The Day After Tomorrow ad Armageddon,
dagli alieni ai meteoriti, e alla fine arrivò il giudizio universale. Me ne stavo tranquillo su Facebook, era una domenica pomeriggio, quando a un certo punto venne taggato in milioni di post e inserito in migliaia di gruppi che parlavano dell'evento. Uno di questi era: "Noi ve l'avevamo detto", firmato Testimoni di Geova 83. Comunque non era una cazzata, il giudizio universale ci sarebbe stato davvero. Era tutto più o meno come era stato previsto, si affacciò Dio tra le nuvole in cielo e parlò agli uomini. Vi risparmio tutta quanta la paternale che, insomma, in cui spiegava il motivo per cui avrebbe eliminato l'umana stirpe, e fondamentalmente la cosa più strana fu che l'eliminazione sarebbe avvenuta lentamente e in diverse fasi. Partì con la prima fase, quello stesso pomeriggio, ovvero l'eliminazione dei colori. Tutto iniziò a sbiadire. La mia caraffa arancione iniziò a diventare color cacca senape, perfino il blu intenso di Facebook divenne un grigio medio. E in quei momenti, invece di pensare a quello che sarebbe successo comunque all'umanità con l'assenza dei colori, iniziai a pensare a tutta una serie di cazzate che si pensano in quei momenti lì, tipo che non sarei mai riuscito più a giocare a Forza 4, ad esempio, oppure che magari vedere Schindler's non sarebbe stata la stessa cosa. Manhattan sì, Schindler's no, purtroppo. Quindi insomma, passò una settimana, Dio si riaffacciò di nuovo tra le nuvole e comunicò la seconda fase. Nella seconda fase Dio eliminò l'amore e un freddo pungente iniziò a trapassarmi il corpo, dalla testa ai piedi. Non provavo più nulla, nessuno provava più nulla. E allora d'improvviso tutti quanti i tribunali vennero invasi da divorzi, gli artisti smisero di creare bruciando le loro opere, e le vecchiette che attraversavano la strada col bastone vennero investite in una quantità impressionante. Tutti avevamo la certezza che ci mancasse qualcosa, però ormai era troppo tardi, avevamo già dimenticato cosa. Ci avviamo così verso la terza e ultima fase. Dio, nella terza fase, eliminò la luce e fu il buio. Gli americani se ne accorsero con un po' di ritardo per via del fuso orario, e quindi fondamentalmente all'istante nessuno vide più nulla. E proprio in quell'istante io capii che cosa era successo davvero. Erano state mandate a puttane migliaia e migliaia di anni di previsioni, e fondamentalmente noi non fummo sterminati. Dio decise di non uccidere nessuno. Dio ci lasciò la vita, ma ci tolse il piacere di viverla. Quindi adesso mi sto rivolgendo a voi 50 anni dopo, a voi che non avete mai vissuto da recuperare, a voi che non avete mai vissuto questo evento, a voi che non vi emozionerete mai davanti a un tramonto o che non vedrete mai l'intensità del colore rosso, ad esempio, a voi che non ho mai visto i vostri volti, a voi che non avete visto nessun volto, vi dirò una cosa. Vi dirò una cosa, che il mondo, per quel che ricordo, era una cosa bella. Grazie. Vincenzo Galecco, Barbara Mimi. Allora, non so voi, però io ho un problema con l'acqua. So, ci sono stati referendum, ha finalmente smesso di piovere, però più precisamente io avevo un problema con le bottiglie d'acqua. Quando ero piccola vivevo in una villetta bifamiliare su due piani e
c'era praticamente il giardino tutto intorno con una bellissima altalena gialla che aveva costruito mio padre, i gatti che entravano e uscivano da casa, questa cucina americana grande, il salotto grande, e mi ricordo che avevamo appena comprato un divano di pelle marrone scura, erano i primi anni 80, e poi si saliva le scale, c'erano chiaramente le camere da letto, il secondo bagno, poi c'era una piccola stanzetta dove mia madre cuciva, si riscendeva giù e c'era una porta maledetta, una porta che era veramente degna dei migliori film dell'orrore, la porta della cantina. E praticamente la sera, in questa grande cucina consumavamo la nostra cena, c'era mia madre ai fornelli, mio padre guardava il telegiornale, mio fratello maggiore che quando era a casa mi faceva guardare l'Uomo Tigre che adoravo, e quando era fuori casa a vivere la sua vita era peggio, perché in qualche modo dovevo fare un qualcosa, seguire una mansione che assolutamente non volevo fare. E allora saltava su mia madre e mi diceva: Barbara, poi aveva questo appiglio, Barbara, vai a prendere l'acqua. Io ero in salotto, guardavo intanto l'Uomo Tigre perché mio fratello non c'era, e facevo un po' la gnorri, e lei arrivava di nuovo, si affacciava e mi diceva: Barbara, vai a prendere l'acqua in cantina. Ovviamente trovavo mille e più mille scuse per non andare, e alla fine però dovevo cedere per forza. Quindi arrivavo davanti a questa porta, giravo la maniglia e iniziava la discesa verso il buio, anche perché il progettista aveva messo l'interruttore al fondo delle scale, tanto l'acqua mica la prendeva lui, e quindi iniziava questa discesa verso il buio. E mi ricordo questo, quel poco, pian pianino iniziava, quindi un gradino, due gradini, tre gradini, quattro gradini, queste scale non finivano mai, e l'ansia iniziava ad aumentare, il respiro era sempre più profondo, il cuore in gola, avvolta dal buio, non sentivo neanche più le voci che arrivavano dal piano di sopra. 4 gradini, 5 gradini, 6 gradini, 7 gradini, e lì ero praticamente con le spalle appoggiate al muro, scendevo, le mie gambe erano dei ciocchi di legno, era una statua di marmo, mi sembrava di non muovermi, eppure mi muovevo, appoggiata al muro con le spalle scendevo e lì vedevo di tutto, mi sentivo toccare i capelli, sentivo dei suoni, eppure c'era semplicemente un rumore sordo del silenzio, del buio. E a un certo punto vedevo dei mostri con i denti aguzzi, che in realtà sono dei divoratori di bambini che scendono le scale di una cantina buia con un pigiama giallo e nero tipo la pemaia, ero io. E allora scendendo, tastando qua e là, alla fine trovavo un tavolino, poi una piccola finestrella dove filtrava un chiarore, e alla fine tastando trovavo finalmente l'interruttore, clic, luce, e tutto si illuminava e tutto prendeva un senso. E allora li vedevo nell'angolo, praticamente, questo ragno gigante che era la mia bicicletta, quell'ombra a sinistra era la giacca vento di mio padre che usava per andare allo stadio la domenica, e poi c'erano le damigiane, c'era, non lo so, mi ricordo la conserva, la marmellata, le sedie in vimini, e nell'angolo le casse d'acqua, Sparea. Accatastate una sull'altra, chiaramente avevamo l'acqua gasata e naturale, e lì mi avviavo verso l'angolo, no? Quasi un po' contenta, euforica, ma ancora con le gambe un po' ciocchine di legno, no? Perché insomma ero frastornata dalla paura. Prendevo queste bottiglie, in una mano l'acqua gasata e nell'altra l'acqua naturale, lì di nuovo al calvario, perché dovevo spegnere la luce, ma non volevo, ma dovevo, perché non avrei sopportato veramente altri rimproveri. E quindi alla fine decidevo, spegnevo la luce, correvo su per le scale con le zoccole di legno rischiando di spaccarmi la testa, chiudevo velocemente la porta dietro le spalle come si chiude un brutto sogno, e poi riprendevo fiato. E a un certo punto andavo verso la cucina con un'aria trionfante, posavo le bottiglie sul tavolo e mia madre mi diceva: ma insomma ci hai messo un sacco, senti, mangia.
Per concludere questa storia, ora io continuo ad avere paura del buio e quando ero piccola volevo essere grande e coraggiosa, senza paura, perché pensavo che gli adulti non ne avessero. Volevo essere veramente come l'uomo tigre, invincibile, ma anche lui aveva paura. Grazie. Quando lui arrivava a casa alla sera alle 7:30 ci chiamava, io facevo 5 piani a piedi, scendevo giù e dovevo andare in cortile a prendere dalla macchina queste scatole pesantissime di molle e portarle giù per un piano fino giù in cantina, e poi lui la sera dopo cena faceva questo lavoro. E non è un caso se adesso io ho questi pettorali. La morale della storia è i pettorali. I pettorali, vediamo cosa dice la nostra giuria per Barbara Mirimin. 1, 2 e 3. Ci manca un voto, eccoli. Abbiamo un 6,2. Buonasera a tutti, io vi avrei portato una raccolta di poesie. In un occhio. Tutti tranne te, questa è una antologia dove c'è anche qualcosa di mio ed è edita da Limine Mentis, una piccola casa editrice del Monzese. Una cosa carina, parla di emarginati, di sfigati, e è stata l'occasione veramente per riflettere su quelle che sono le difficoltà delle persone meno fortunate di noi. Me lo lascio. Grazie. Da piccola io facevo la chierichetta. Con mio cugino Mauro ci chiamavano Mammo e Memma, avevamo 5-6 anni e tutti i sabati celebravamo la messa con padre Ottorino, uno spilungone, occhialoni anni 70 che veniva a dare la comunione a mia zia Gemma. Zia Gemma non poteva uscire ed era lì, nel salotto di casa, sulla sua poltrona. Per me la messa era una cosa spaziale, perché nel momento solenne della comunione io guardavo Stossi e dicevo: il corpo di Gesù, ma c'è o non c'è? In qualche maniera cercavo di sbirciare all'interno dell'ostia e alcune volte lo vedevo, alcune volte no. Era veramente il mistero della fede. Non vedevo l'ora che arrivasse il momento della prima comunione per poter masticare st'ostia. Comunque, il rito era questo. Noi arrivavamo verso 3:30 prima di padre Ottorino, io e Mauro. Dlindron, zio Giovanni apriva la porta, bacetto, caramella, e partiva il rito. Zia cominciava a darci istruzioni. Mauro, apri la credenza, prendi sopra la mensola quelle che sono le brichette per acqua e vino. Mamma, mi raccomando, accanto al televisore, apri il cassetto, tira il velluto, tira il pizzo e stendi l'altare. E andava così avanti, fino all'atto solenne. Bimbi nel corridoio, prendete le tunichette. Mamma, aiuta mamma, aiuta mamma. Noi con le tunichette aspettavamo padre Ottorino. Finché poi... Mammo, nel segreto, prendi il calice e le ostie. Noi facevamo sta cosa come dei soldatini, tutto a memoria, tutto in silenzio religioso, per far sì che ogni oggetto risuonasse. La brocchetta sul tavolo, il pizzo sul tavolo, addirittura il lino della tovaglietta sulla spalliera della sedia, perché zia Gemma doveva sentire tutto. Perché zia Gemma era cieca e per me era una donna che veniva da Marte. Io non riuscivo a comprendere come lei potesse vedere sempre il colore del mio golfino, e noi eravamo i suoi occhi. Noi, coi nostri movimenti, riuscivamo a tracciare il perimetro del suo spazio buio che andava dalla camera da letto fino alla poltrona del salotto. In qualche maniera il perimetro era tutto misurato. Lei sapeva dove erano i mobili, lei sapeva dove erano le reliquie dell'altra vita quando ci vedeva. E io, in quel buio, impazzivo, al punto tale che nella stanzetta a casa mia mi chiudevo gli occhi e cercavo anch'io di vivere al buio. Non vi dico le capate, le testate, botte di ginocchio a destra e manca. E quando andavamo avanti a fare sto rito preparatorio, io, senza che mamma mi vedesse, cercavo di chiudere gli occhi e fare tutto al buio. Vedevo cose che ad occhi aperti io non vedevo. Un sabato... Mammo non c'era. Io arrivai, Dlindron, zio Giovanni, a caramello, bacetto, le istruzioni. Feci tutto ad occhi chiusi. Mammo non c'era!
C'era zia Gemma col suo buio ed io col mio. Era lo stesso buio. In quel buio la sua voce mi portava alla mente i racconti di zia Gemma di quando era ragazza a Salerno. Ho visto cose che non avevo mai immaginato di poter vedere. Finché apro il segreto, mamma, prendi le ostie. Secondo voi? Io avevo il calice con le ostie. Secondo voi potevo mai rinunciare a prendere il corpo di Gesù Cristo in mano? Non capii niente, andai completamente nel panico, presi l'ostia. Tanto zia Gemma non mi vedeva. Vedeva un cazzo. Quindi con l'ostia in mano era talmente grossa che non sapevo neanche come toccarla. Faccio, che faccio? La mordo. Che faccio con Gesù? Colpo secco. Pa! In due. Due mezze lune in bocca. Peccato mortale, l'ostia si attaccò col corpo di Gesù sotto il palato. Chiusi gli occhi piccoli, 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 piccoli. Sudavo fredda. Poi mi sbirciavo col sinistro e zia Gemma sulla poltrona mi sorrideva e mi fissava. Vi giuro, mi si fermò veramente il respiro in gola. Dlitron, patron Torino. Ciao, Lilla, come sei bella, ma gli occhi rossi. Io, che non potevo parlare perché avevo il peccato originale in corpo, passai la messa ad occhi chiusi nel mio buio, che non era più quello di zia Gemma, perché era un buio pieno di diavoli. Zia Gemma era un mostro, Gesù mi voleva mangiare, padron Torino che recitava sta litania lunga, 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 lunga. Ma che spavento, dove erano i colori del Golfo di Salerno? Non c'erano più! Non c'erano più. Poi la frase fatidica. Corpo di Cristo! Io dissi, sotto il palato! Ma non aveva il sapore della carne! Il sangue di Gesù non aveva il sapore del vino! Ma che l'avevano raccontato da 7 anni? Il corpo di Gesù era di carta! Apro gli occhi, padre Ottorino va via. Zia Gemma mi chiama a sé e mi dice, hai sete? Io, Giovanni, porta un bicchiere d'acqua. Arrivò l'acqua, lentamente me la fece bere. Nel momento in cui sentì deglutire l'ultimo pezzo di ostia, mi disse, ti è piaciuta l'ostia? E io, no, hai ragione, meglio le caramelle a mu. Le ostie, lasciale alle vecchie, amore mio. Mi vide sorridere, mi abbracciò e mi fece piangere. Allora, la mia storia è una storia di buio nel senso di paura di morire. E l'altra cosa è che questa è una storia vera, nel senso che è una cosa che mi è successa nel 93. Nel 93 io lavoravo in Somalia per un'agenzia delle Nazioni Unite e mi sono trovato in una situazione un po' spaventosa. Noi lavoravamo in quel periodo in una zona che si chiama Luk, che è un posto nel nord della Somalia al confine con l'Etiopia. E lavoravamo nell'ambito della missione delle Nazioni Unite ma senza la protezione dei caschi blu. In effetti avevamo un accordo con i fondamentalisti islamici che controllavano l'area e a un certo punto la missione di Mogadiscio ci ha chiesto di negoziare un incontro fra di loro, fra dei loro negoziatori e i fondamentalisti islamici. Noi abbiamo accettato e quindi abbiamo organizzato l'incontro. La mattina dell'incontro siamo andati a prenderli all'aeroporto, era un aeroporto di terra battuta, e un piccolo aeroporto a 3 km dalla nostra base che era occupato da una trentina di giovani somali armati. L'accordo che avevamo negoziato prevedeva come condizione messa dai fondamentalisti che i negoziatori arrivassero senza scorta, disarmati e senza alcuna uniforme. Nel momento in cui ci siamo avvicinati all'aereo e sono scesi i negoziatori, sono scesi 2 civili e 3 militari, in realtà 3 col basco rosso delle truppe speciali francesi.
e immediatamente il gruppo di somali ha alzato i fucili e ha cominciato a urlare verso di loro, verso di noi, dicendo sostanzialmente in scadente inglese che ci avrebbero ammazzato tutti. E in questa situazione eravamo in tre davanti a questa situazione, io, uno che si chiamava Tim, e il mio capo, il capo della nostra missione, Luke, Sané. Sané era nella macchina, noi due eravamo a piedi, e Sané a questo punto fa marcia indietro, ci sventola una mano dicendo andiamo via, e se ne va. Sané, 6 mesi dopo, è stato ucciso in Somalia, in un altro posto in cui ho anche lavorato. Io e Tim ci guardiamo in faccia e i somali ci hanno già puntato i fucili addosso e ci viene da pensare che probabilmente è possibile che ci restiamo secchi, ma entrambi ci mettiamo a camminare, ci mettiamo esattamente nella linea del fuoco fra i somali e l'aereo. Io vado verso l'aereo e Tim va verso i somali perché erano giovani che conosceva per dei lavori che stavamo facendo. E io arrivo davanti all'aereo e probabilmente ho imprecato, bestemmiato, urlato, sostanzialmente gli ho detto che dovevano immediatamente risalire sull'aereo, se no ci ammazzavano tutti. Loro sono risaliti, e i due negoziatori sono rimasti lì, la situazione si è un attimo calmata e poi i militari del corpo speciale francese sono scesi, due di loro, in mutande. A questo punto i soldi sono scoppiati a ridere. La situazione aveva perso qualsiasi caratteristica di tensione. Abbiamo fatto salire i negoziatori, i due militari di scorta sulle macchine e siamo tutti partiti. Essendo un racconto breve, si chiama Casa d'altri, è di Silvio D'Azzo, ve lo consiglio. Grazie. Certo, a chi piace il buio? Sono una persona che non ha più voglia di vedere. Se cercate buio sul dizionario, troverete che è buio ciò che è privo di luce. Quindi il buio è assenza di luce. Ma è anche vero che senza il buio non esisterebbe la luce. E ricordate il principio taoista? L'essere e non essere si generano a vicenda. L'alto e il basso si spiegano a vicenda. Il prima e il dopo si seguono a vicenda. Insomma, mai nessuno che si piace i cazzi suoi. Ma a parte questo, forse molti di voi associano il buio al colore nero. Io no. Io preferisco pensare che il mio buio sia bianco, come le distese di ghiaccio di Rigoni Stern, o la neve della poesia di Eliot. L'inverno ci mantiene al caldo, ottuse con il memore neve la terra, nutrì con secchi tuberi una vita misera. Il memore neve, neve che ha perduto la memoria. Sì, perché anche l'assenza di ricordo è un tipo di buio, l'oblio. Certe volte, quando il pensiero alla meglio, e io non sono altro che una testa che cammina, sogno un'immensa distesa di bianco in cui spero di rimanere avvolto un giorno. Forse quel giorno è già arrivato. Dovreste vedere come sono bianco per la ragazza che amo. Trasparente, aria. Se ormai se volesse mettersi in contatto con me dovrebbe chiamare una medium, una di quelle vecchie signore scapigliate senza pupille dei film dell'orrore che improvvisamente iniziano a boccheggiare come pesci palla con problemi di balbuzie. Ma lei non vuole mettersi in contatto con me, perché lei già sa, ha già visto come andranno le cose tra di noi. Una bellissima storia che andrà a finire male. E quindi, tanto meglio non conoscersi mai, giusto? È per questo che mi piace molto il buio, perché qui non ci sarà il ricordo di una bellissima storia che poteva finire male. Qui, nel buio, la storia finisce e ne ricomincia un'altra,
con altri personaggi, situazioni nuove, diverse ambientazioni. Ma questa storia a me non finisce. Una storia abbastanza inutile di persone che conoscono già il finale e lo aspettano. Con allegria. Già, perché, credetemi, piuttosto che ricordare con rabbia, dovreste dimenticare con allegria. Pensate quanto era misero veramente Catullo quando diceva alla sua amata: «Vivamus, mea lesbia, atque amemus, i giorni ritornano e tramontano. A noi, quando la breve luce è spenta, una notte infinita da dormire». E lo diceva con ansia, perché la luce è davvero breve. Un raggio di sole che ci trafigge ed è subito sera. Oh, ma non affannatevi, vivete nel buio. Qui nel buio le ore sembrano non passare mai. La vostra vita vi sembrerà molto più lunga. E poi il buio può essere del colore che volete. Per me è bianco, un'immensa distesa di neve. Nevica ancora. E se mi guardo dietro, non trovo più le mie tracce. Ciao. Signori, un racconto molto poetico. Molto. Un racconto poetico. Carico di citazioni letterarie. Molto bene, vediamo cosa dice la nostra giuria, la nostra prima giuria. Teraldi, giovanissimo raccontatore. È abbastanza bello questo. Molto bello, dici? No, molto bello no. Comunque, bello. Sì, ecco quello che sta arrivando. Mentre lui arriva, ricordiamo che le storie che voi ascoltate, le migliori storie di queste serate, vengono registrate dai nostri amici di DocuSound. Segnatevi questo indirizzo: www.docusound.it. Loro si occupano di documentari sonori. Se andate sul loro sito, troverete un sacco di storie che potete ascoltare. Veramente una bellissima idea. Sì, una bella idea, e le storie sono molto belle. Sono molto belle. E troverete anche le nostre. Bene. Allora, Jacopo? Ciao, ho portato Don DeLillo, il titolo è Umore Bianco. Bianco, sì, Umore Bianco, è un libro. Niente, ho problemi col tempo, quindi ho un timer che mi dice smettila. C'è una volta buio. Buio nacque in una boccetta di inchiostro seppia, però era una boccetta vuota e c'era dentro una piccola vite, una molla che reggeva una molletta, e poi c'era anche della carta profumata, di quella che si brucia tipo incenso. Dentro questa boccetta c'erano della cenere, di tante cose brutte. Un foglio tipo una prescrizione medica contro l'ansia, tipo una roba da psicologi, insomma. E poi niente, insomma, un po' d'acqua e tutta questa cenere, e lui nacque da lì. Era piccoletto, bruttino, diciamolo, un po' tutto peloso, aveva degli occhi neri, grandissimi, ma erano neri, nerissimi. E a quel punto divenne abbastanza grande da andare a scuola. A scuola Buio se ne stava in disparte, non parlava con nessuno, tutti quanti un po' lo scherzavano perché lui era così buio. E insomma, non è facile essere buio, soprattutto in una classe dove la compagna più bella di tutte era Luce. Luce, mamma mia, era luminosissima, c'era davvero un alone. Poi era vicina di panco, di corazzine, tantissime, tutte colorate. C'erano anche quelle un pochino più fredde. Poi c'era la via di mezzo, c'era penombra, insomma, era una classe variegata. È così che Buio cominciò, insomma, con la sua esperienza scolastica. Un'esperienza abbastanza pesante. Nessuno gli voleva bene. Alzava la mano così, rispondeva con una voce tipo questa, e tutti non gli volevano bene. Però lui non era cattivo.
cattivo, lui era semplicemente buio. Quando lo interrogavano, diceva poche cose, non aveva una visione chiara del problema che gli si poneva o dei quesiti al quale doveva rispondere. Insomma, lui era veramente buio. E così la prima elementare, la seconda elementare, la terza elementare non aveva una grande media, era mediocre, insomma, non era un tipo brillante. Ecco, aveva qualche problema di dizione, pizzicava la R, potete capire che cosa significa quando non si riesce a parlare davvero bene. Quindi, insomma, era buio. Quando pian piano si cresce, ci si inizia ad innamorare, no? E guardate, di chi si innamora lui? Di Luce. Ma non aveva nessuna minima possibilità. Sì, era davvero, insomma, un po' uno sfigato, cioè nessuno gli parlava, lui, però aveva una vita interiore densa, piena. Lui era buio, ma era buio, cioè pieno di se stesso. Non c'era tanta luce. In realtà sì, un pochino di luce in lui c'era, perché gli si illuminavano gli occhi soltanto quando vedeva, appunto, Luce. Era innamorato, non poteva farci niente. E allora ogni tanto si avvicinava, provava a dire qualcosa, ma appena Luce si girava, lui scompariva. Era buio, non poteva farci niente. Luce faceva quell'effetto a tutti, a lui più che altro, insomma. E quindi pian piano lui provò a fare tante cose, cercò di immaginarsi un futuro così un pochino più luminoso, ci mise tanta fiducia in se stesso, studiava sodo, ci metteva l'anima, e la sua anima non era davvero come la si può immaginare, tenebrosa, oscura, piena di orri, di mostri che stanno sotto il letto, uomini neri, cose brutte. Lui era buio, semplicemente buio. E quando Luce un giorno così la guardò, erano alle medie, no? Lo guardò così, un po' di sfuggita, e buio se ne accorse. Allora anche lui lì diede un'occhiata e scattò qualche cosa, tipo una scintilla. Mamma mia, buio c'aveva delle palpitazioni, aveva il cuore che gli stava uscendo dai pantaloni, era felicissimo. E anche Luce sentì una cosa bellissima. Non è partito il timer. A quel punto lì la situazione si fece semplice, perché loro si innamorarono. Erano una bella coppia, nessuno li vedeva bene assieme. E in realtà sì. E poi crebbero, continuarono a frequentarsi, poi un giorno si sposarono ed ebbero una figlia che faceva un sacco bene agli occhi, che si metteva così e vedeva un sacco di lucette dentro di sé. E quindi, insomma, la storia è più o meno finita. Nel buio c'è un po' di luce, nella luce c'è un po' di luio, e assieme potete scoprire un sacco di colori. Diciamo anche mentre i giurati votano che a noi servono ancora dei raccontatori. Vogliamo dire dei raccontatori per la terza serata, la quarta ce l'abbiamo bella piena. Però se voi avete qualche storia sulla fatica, insomma, tutti noi dovremmo avere delle storie di fatica, abbiamo ancora 1/2 posti per martedì prossimo. Esatto. Si occupa di storia. San Francisco. Oh, scusa. So che la California per te è tutto. Sognando la California, Guido Catalano. Signore e signori, Hilary Belle Walker. Anche il libro è un po' una, una pre-
una promemoria che si chiama San Francisco Milano da Federico Rampini, che è stato in città mia per un bel po' di tempo. Molto bene. Ciao. Allora, quelli che mi conoscono già abbastanza bene sanno che io ho un automatismo, un piccolo tic, che quando guardo un film al cinema o a casa e davanti a una scena, diciamo, forte, una scena magari di violenza o di tragedia, comunque qualcosa che per me non riesco a vedere, cioè proprio così, è più forte di me, mi copro gli occhi. Ho visto tanti film anche che mi sono piaciuti, ma che un terzo del tempo, cioè, sono rimasta così dicendo al mio compagno, a una mia amica, dicendo dimmi quando è finito. È finito? È finito? No, forse guarda... No! Dimmi quando, così. E questa scena che vi racconto non è di un film, ma invece è una storia di famiglia mia, che proviamo a guardarla insieme. Siamo nel 1933 in una piccola città nello stato di Maine, in una via molto quieta dove risiede la mia bisnonna, in una casa molto grande. La mia bisnonna abita con sua figlia, ossia mia nonna, che è giovane, avrà 30 anni, e con suo marito, il mio nonno, anche lui un giovane uomo, e il loro primogenito, lo mio zio Allen, che in quel momento, in maggio 1933, ha 22 mesi. Quindi siamo all'inizio di maggio. Guardiamo insieme la scena, una bellissima giornata primaverile, la mia nonna che accompagna suo figlio, suo piccolo bambino, in giardino davanti alla casa a giocare all'aria, così. Sai, i bambini sono un po' scomposti, così come giocano. Era una giornata in particolare anche perché era qualche giorno prima del compleanno del mio nonno, il marito di mia nonna, e quindi mentre giocava il bambino mia nonna anche si badava dalla torta che era in un forno. Quindi guardiamo questa scena, mia nonna che mi assomiglia molto fra l'altro, e in quel momento stranamente anche ha in grembo il suo secondo figlio, che sarebbe la mia zia Florence. Una scena tranquilla. Guardiamo anche in casa, al piano di sopra, la mia bisnonna che si veste per uscire, per andare a fare le commissioni in centro. Guardiamo fuori adesso nel giardino mia nonna che guarda il suo orologio di polso e decide di andare in cucina solo un secondo per controllare la torta di compleanno di mio nonno. Così lasciando comunque fuori il suo figlio, lo mio zio Allen. Quindi la mia nonna scappa in cucina per controllare un attimo la torta in forno. In quel momento la mia bisnonna si è messa i guanti, si è infilata le scarpe, ha scelto il cappello e esce di casa, dal lato della casa. E entra in garage. Vediamo il garage dove c'è la macchina di famiglia, che sarà sicuramente stato un Ford, perché mio nonno lavorava al Ford, un Ford degli anni 30, quindi bello ingombrante, le forme tonde. Così vediamo la mia bisnonna, che avrà avuto 60 anni all'epoca, che accende il motore. E poi cosa guardiamo? Guardiamo la macchina che si accende, la mia bisnonna che tranquillamente si mette la macchina in retromarcia, è iniziato a discendere sulla discesa davanti a casa. Stacchiamo, guardiamo magari per l'ultima volta il piccolo bambino Allen che sta giocando proprio in fondo a questa discesa. E poi stacchiamo tutto, perché questo proprio non riesco a vedere. Perché come si fa a vedere la scena di una nonna che va indietro con la macchina in un bellissimo giorno di maggio, stirando e uccidendo il suo nipote? Cioè, una cosa inguardabile. Però è accaduto. Se devo guardare una cosa
guardo la mia nonna che è in cucina, che non lo so cosa potrebbe sentire, perché in quel momento lì io mi occupo personalmente del suono, cioè che suono ha l'impatto della macchina che schiaccia un bambino di 22 mesi, ma il bambino urla, piange, secondo me no, secondo me c'è soltanto un suono, tipo un suono morto, proprio di un tumf. Magari nel retrovisore della macchina guardiamo gli occhi della mia bisnonna che prova a capire cosa avrebbe potuto colpire. Guardiamo magari la mia nonna che dalla cucina sente qualcosa che non va e corre in giardino. Però per forza dobbiamo poi guardare mia nonna che prende in mano il suo primogenito mentre il secondo figlio è in grembo, con questo bambino pieno di sangue, e guarda negli occhi di sua madre. Quindi stacchiamo. La cosa che... questo è già buio abbastanza, ma il vero buio arriva al mio nonno, che il giorno dopo il funerale del suo primogenito si sveglia e non vede più niente, è cieco. È cieco, e questa cecità dura per un anno. Lo chiamano hysterical blindness. È una cosa psicologica, come dal suo inconscio viene un automatismo di fare così e di dire dimmi quando è finito, quando posso vedere, quando è finito, no, ok, no, ok, no, grazie. Capisco adesso perché Hillary diceva speriamo di non capitare per prima, speriamo di non capitare per prima. Perfetto. Vediamo cosa ne pensa la nostra giuria. Intanto che pensate, vi diciamo questa è l'ultima votazione dunque di questa prima manche. Di questa prima manche, quattro di questi raccontatori andranno alla finale e racconteranno ancora una storia libera. A tema libero. A tema libero, due di essi andrano alla finale del 2 di. Seguito da Hilary Mel Walker, Milena Prisco, Mario Braventura, e ci salutano tutti gli altri che sono Vincenzo Greco. Un applauso! Michele Ricca, Barbara Bellin, Vittorio Tori. Io sicuramente sì, quindi sono primo. Secondo. Maestro Andrea Cattico. Cattico. Non andate via. Non vi spaventate. No, non vi spaventate. Va bene, una canzone d'amore per spezzare un attimo l'atmosfera di buio e invece aprire un piccolo spiraglio di luce. In realtà è una canzone di tristezza, perché parla di una... ecco, ho perso il lastro e si sta passando. Aspetta. Ho fatto una minchiata. Va bene, è storie d'amore e da lontano. Storia si intitola Giamaica e dice più o meno così. Giamaica! Florida. Quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente, sai che mi potevo dissetare presso l'acqua di una fonte. Ma come potrò dissetare l'ansura di questo mio cuore che dalla passione d'amore io sento bruciare?
che formiamo la seconda giuria. Alle Zusamme, signore e signori, si inizia, storillizza la finale di questa serata a tema buio prima, adesso i quattro finalisti ci racconteranno quattro storie libere, quindi abbiamo creato una nuova giuria, chiederemo alla giuria di alzare la paletta rossa e nera per vedere se ci siete veramente. Giurato numero uno, giurato numero due, giurato numero tre, quattro, ci manca il quinto ce l'abbiamo. Un applauso alla giuria in simpatia. Nuova giuria. Nuova lizza. Nuove storie, allora chiediamo, a questo punto abbiamo quattro finalisti, due passeranno alla finale del 2 luglio. Raccontiamo, cara Alessandra, cosa succederà nella finale del 2 luglio? Succederà che i raccontatori che hanno vinto le serate precedenti ci racconteranno un sacco di storie a tema storie di resistenza per omaggiare questo posto, tra l'altro carico di storie. Ricordiamo anche i nostri altri sponsors che non abbiamo citato. Ricordiamo. Arcitorino, un applauso, amica. Voi non vi rendete conto, sono 15 giorni che piove, che Dio la manda. L'Arcitorino e tutti gli altri punti verdi tornesi stanno soffrendo come delle bestie. Speriamo che sia finito di piovere. Sì, diciamo anche di venire numerosi nei punti verdi dell'Arci. Sì, diciamo. Poi diciamo anche che qui alla mia sinistra, alla vostra destra, c'è un uomo munito di macchina fotografica, lui è il nostro fotografo ufficiale. Luca Delkis. Potete vedere le foto di questa serata fra 12, 24, 36, su Facebook. E lui fa delle foto molto fighe. Ne vedete anche delle altre sul suo sito www.leicadanced.it, maledetto il giorno in cui hai inventato questo nome. Anagrammi! La libreria Trebisonda. Libreria Trebisonda, lì nell'angolo. Dal nostro libraio preferito Beppe Marchetti e da Malvina Cagna. E poi basta. Chiamiamo il primo raccontatore di questa serata. Chi tocca, signor Mataro? Mario Bonaventura. Mario Bonaventura. Mario non se l'aspettava, sta faticosamente facendo il giro. Ma sta correndo. Tra l'altro leggevo oggi proprio un dizionario di sinonimi e contrari e c'era scritto passare due volte per primo su due uguale che culo. Comunque adesso la storia parla di luce. Era notte, sono molto stanco, ho lavorato stranamente di giorno e voglio tornare subito a casa, quindi prendo una stradina che porta direttamente al mio portone. È una stradina molto buia, quasi sempre, non batte mai il sole e infatti fa sempre freddo.
Arrivato circa alla metà vengo accecato da una luce bianchissima e forte. Non so cosa pensare. Inizialmente penso che potrebbe essere un'apparizione divina, ma poi riesco a scorgere dietro la luce una struttura enorme di ferro e, come sapete, Gesù è più affezionato al legno, quello dalla famiglia di falegnami, poi la croce. Quindi opto per la seconda opzione, che io credo di essere davanti a un alieno, a un UFO. Sulla Terra, in genere, gli esseri viventi hanno i loro buoni e i loro cattivi, no? Quasi tutti, come le piante anche, ci sono le margherite e le ortiche. E solitamente le margherite però le strappiamo, facciamo mamma non mamma, quelle cose lì, invece le ortiche abbiamo una sorta di rispetto per il loro potere. Salve signor ortica, che belle spine, però non ci avviciniamo. E credo anche gli UFO, no? Come saprete, tramite i film, ci sono quelli bravi che sono nostri amici, andiamo in bici volando, che rompono un po' col telefono, ma telefono a casa. E poi i cattivi che ti aprono per vedere l'anatomia, per scoprire cose nuove, no? Una volta un mio amico mi raccontò una storia proprio su un UFO, un alieno. Lui faceva il clochard, il barbone. Era cieco oltretutto e passava le giornate davanti alla stazione con un cartello in mano e una ciotola per terra di latta, e sul cartello c'era scritto: sono cieco, ho fame, aiuto. Però non se lo cagavano tanto, non riuscivo a raccimolare tante monete, tant'è che un giorno addirittura mi disse: ma non so, vorrei cambiare, vorrei fare qualcos'altro. E io però gli dissi: ma no, che fai, lasci il certo per l'incerto. Però una notte, mentre era sotto il suo cartone, però non siate tristi per il cartone, perché il cartone era della Panasonic, era firmato, e arrivò proprio un alieno che gli disse: guarda, ti voglio aiutare, dammi il tuo cartello. E gli cambiò la scritta. Il giorno dopo, oltre ad essere cieco, stava anche diventando sordo, perché con insistenza cadevano le monetine dentro la ciotola e sentivo ding ding di continuo. Così, incuriosito, fermò un passante e gli chiese: sempre cosa c'è scritto sul cartello. Il passante gli disse: oggi inizia la primavera, ma io non posso vederlo perché gli alieni sono un po' poeti, o forse i poeti sono un po' alieni. Comunque, dopo tutti questi pensieri, io sono ancora lì davanti a questa luce che mi fa anche un po' lacrimare gli occhi. Però deduco che non deve essere cattivo l'alieno, perché sennò sarei già morto. Quindi vorrei comunicare con lui, dirgli qualcosa. Però ho l'occasione di tirarmela, no? Di dire che sono qualcuno di importante. Così dico, magari, non so, sono uno sportivo molto famoso. Però poi magari vedi che c'ho la pancetta, dove cazzo di andare. Allora magari gli dico che io sono il capo del mio popolo, della mia nazione. Solo che poi magari lo conosce e dice: ah, sei tu, bravo. E così, niente, l'unica cosa da fare è essere sincero. Così guardo intensamente la luce, anche se non riesco a tenere gli occhi aperti, e gli dico: mi chiamo Mario Bonaventura e sono un sognatore. A questo punto c'è un attimo di silenzio. Poi arriva una voce potente, quasi un tuono, che mi dice: levati. Cioè, incredibile. Cioè, l'alieno, non solo riesco a comunicare con un alieno, ma lui lo fa anche in italiano. Cioè. Ma mentre penso questa cosa, subito, di nuovo, questa voce ancora più potente mi dice: levati, coglione. Perché gli alieni fanno proprio dei corsi di italiano sulla luna. E allora, per non essere polverizzato da un laser e cose così, eseguo l'ordine, quindi mi sposto un po' di lato. Così l'UFO viene verso di me, è arrivato alla mia altezza, abbassa il finestrino e mi dice: mi chiamo Carlo Esposito e sono un netturbino. Quella sera, per vedere la luce, è bastato un furgone dell'AMET. Grazie. Ah, la storia che
storia vera degli anni 60. Io vengo da Napoli, quindi mi perdonerete se ogni tanto ci sarà un accento un pochino marcatamente partenopeo. Per privacy ci sono due nomi di fantasia, visto che si tratta di una persona di famiglia che ne è stata coinvolto. Comunque, partirei. Mio cugino Dondo, l'ultimo anno della scuola media, l'ha frequentato in una scuola di Napoli, che, di cui non vi dico il nome, scuola media sperimentale. Primo giorno di scuola, lui bambino, educato, carino, con un bellissimo caschetto marron, conosce Carmine, il quale dice: oh, ma tu la conosci, Susetta Meraviglia? Pare che, quando succede, si scioglie il cielo in testa. Un po' perché non capisci più niente, che ti va il sangue da sotto alle cervella. Un po' perché ti cade in testa il planetario che è dipinto sul soffitto del laboratorio di geografia astronomica. Dondo ovviamente rimase glaciato. Mario gli diede un colpetto sotto e disse: ciao Dondo, ci vediamo in classe. Arriva Dondo, altezza normale, famiglia borghese, quoziente intellettivo altissimo. Lo fanno sedere al primo posto, che era ovviamente quello del secchione della classe. Carmine invece era lo scugnizzo della classe, era seduto ultima fila a destra vicino alla finestra. A lui le compagne sue non gli piacevano proprio perché erano corte, non tenevano le zizze, avevano le gambe corte e non avevano i peli in mezzo alle cosce. Però vi assicuro, Carmine era la guida Michelin di professoresse, bidelle, applicante, le conosceva tutte. Primo giorno di scuola, all'intervallo, si incontrano. Dondo, tu quest'anno ti aspetta l'esame di scuola media, ma ti aspetta pure Susetta Meraviglia. E chi è? Susetta Meraviglia è la bidella che ha le chiavi del laboratorio di geografia astronomica. Tu devi fare il compleanno e non ti preoccupare. Susetta ha gli elenchi di tutti i maschi delle terze classi. E il giorno del tuo primo giorno del 14° compleanno ti fa la festa. Ovviamente Dondo perse la voce. Susetta è bellissima, bionda bionda, con due zizze tante, con le braccia larghe, la lingua ruvida, profuma di mandarino e tifa per il Napoli. Capite che un bambino di buona famiglia che era arrivato col pantaloncino corto e i calzettoni alti perse il coraggio da quel momento fino al famoso 5 maggio, che era il giorno del suo compleanno. Cosa accade in buona sostanza? Che Dondo gli viene raccontato quello che sarebbe successo quel giorno. Dondo, tu non ti preoccupare, tu portaci pizzette e Coca-Cola. Dopodiché la professoressa della terza ora ti dirà: il festeggiato vada a prendere il tavolinetto per la torta. Il tavolinetto lo tiene Susetta. Tu vai, non ti preoccupare, lei c'ha le chiavi, fa tutto lei. In un quarto d'ora dell'intervallo lei fa tutto e ti schiatta. Tu devi dire solo come ti chiami. Lei conosce di noi tutti i nomi e cognomi. Potete immaginare quel povero creatore di Dondo, mio cugino. Autunno, Natale, la Befana, il suo pensiero era sempre diritto all'incubo della torta dell'esame di Susetta Meraviglia. Tutte volte che pensava a sta donna, senza mai incontrarla, non capiva più niente, non respirava, sudorazione fredda, uccello tosto. Dondo, mi raccomando, mettiti un jeans con i bottoni e vai tranquillo. Arriva il 5 maggio, Dondo è inutile a dirsi, non aveva dormito neanche un minuto. Arriva salivazione azzerata, pizzette e Coca-Cola, jeans con i bottoni. Era uno straccio, povera anima. All'inizio della terza ora la professoressa dice: Dondo, vai a prendere il tavolinetto al quarto piano, ti aspetterà la signora Assuntina. Dondo va, gambe che gli tremavano, praticamente dopo la prima tesa di scale sembrava quasi stesse salendo i gradini del Duomo di Amalfi, che sono 248. Quindi già ansimava, non capiva niente, sudava freddo. A un certo punto si ferma e l'unica parola che riuscì a dire in questo percorso che sembravano veramente le torri gemelle fu: buio. Arriva, quarto piano, Susetta lo guarda con nonchalance, gomma masticante fra i denti, e dice: ciao, tu sei Pierantonio De Vivo? Sì, Dondo. Chiavi, aperta la porta, chiusa la porta, si sciolse il planetario.
Potete solo immaginare quello che accade a sta povera creatura. Non capiva più niente. Teso, contratto, non sapeva dove mettere i gomiti, non sapeva dove allargare le gambe, non sapeva come fare con tutto sto mondo gigante. Con tutte ste zizze che comparivano, scomparivano, e non lo facevano respirare. Finché, in un attimo solo, boom! Una parola. Muoio! Dopo il muoio, si rilassa, comincia a respirare, apre gli occhi e comincia a guardare negli occhi Susetta, il planetario, veramente si era sciolto in testa, e comincia a guardarle la bocca, comincia a guardarle il seno, comincia a guardarle l'addome, e poi si ferma sopra il boschetto, dove un tatuaggio diceva "Meraviglia". Non è affresco la storia partenopea, direi, sì. Vediamo un po' cosa. Allora, pensate che buffo. L'altra sera, domenica, mi arriva la chiamata settimanale da uno dei due miei genitori, questa volta da mio padre, che mi chiede appunto se ero pronta a raccontare questa storia di famiglia un po' trucida, un po' splatter. Dico sì, poi mi chiede la serata, mi dice, e poi cosa succede? Dico, poi c'è una, se passo al secondo round, c'è questa seconda, racconto a libera scelta. Ah, e tu cosa racconterai? Allora, io ho pochissimi segreti dai miei genitori, ma pochissimi, sono quasi tutto di me. Però questo non lo sapevano. In quel momento avevo bevuto una mezza bottiglia di prosecco con mio ragazzo e l'ho detto così, di colpo, senza pensare, papà, io racconto e poi lo dico al telefono, ma senza pensare. C'è un silenzio tombale dall'altra parte dell'oceano e poi arriva una risata ti giuro 90 secondi, cioè non ci credevo, pensavo che lui sarebbe rimasto scioccato, invece tipo oh. Cioè io sono rimasta basita, passo il telefono al mio ragazzo e dico, ma no, senti questo, cioè è andato fuori questo qua, cioè ride in alto voce, come si dice, viva voce, per 90 secondi. Il racconto è iniziato con una telefonata 18 anni fa, ossia quando avevo 18 anni, e ero nella prima trimestre all'università, ok? Sono fuori casa da 6 settimane, mi hanno mandato, come si fanno in America, all'università in un'altra città a 1000 km di distanza. Questo racconto arriva quando io devo chiamare mia madre a mezzanotte, tipo alle 10 di sera di un venerdì sera, perché mi stanno portando via in un'ambulanza dal campus perché ho una febbre da quasi 20 ore di circa 42 gradi, cioè tipo avevo delle allucinazioni, ero tipo in stanza tipo da 20 ore, tipo così, cioè non vedevo, non capivo niente, non riuscivo a tenere aperti gli occhi, avevo la gola in fiamma, non riuscivo a deglutire. Quindi finisco nella sala di emergenza a un ospedale municipale di Los Angeles a 18 anni con questa febbre, tipo pulsava tutto e non riuscivo a vedere, c'ero tipo così. E a un certo punto mi arriva un medico che mi chiede delle cose, mi fa la pressione, forse estrae un po' di sangue, non mi ricordo perché è tutto un po' un'allucinazione. Però mi ricordo che verso tipo le 3 del mattino arriva questo stesso medico e mi dice, signorina, c'è una situazione abbastanza grave, pensiamo che lei abbia la meningite. Io non so neanche cosa sia la meningite, dico, quindi? E dicono, no, allora dovrei chiedere, lei cos'è il suo rapporto con il dolore? E dico, ma pessimo, non lo so, cioè pessimo, non è che mi piace tanto il dolore. No, perché le spiego, io devo sottoporla subito all'intervento forse più doloroso che noi possiamo fare a una paziente mentre è ancora cosciente.
E quindi io la chiedo di fare la brava, essere collaborativa. Io tipo, ma cosa vuol dire? Beh, un attimo. Poi c'è, non mi danno il telefono, visto che io poi a quell'epoca avevo 18 anni, non devono neanche chiedere permesso ai miei genitori. Mia madre sapeva solo 3 ore prima che io stavo andando in ospedale con un 42 di febbre, che nessuno ci credeva perché è un numero assurdo. Invece è tutto vero. Quindi cosa succede? Io devo rimanere, mi dicono di assumere la posizione fetale, ok? E arrivo questo medico con un ago lungo, ma vi giuro, cioè andate su Wikipedia, fanno un puntura lombare, ok? Con un ago lunga mia coscia, ok? Con un po' di anestetico, diciamo, sull'epiderme, così per non dare fastidio tanto alla pelle. Cioè, inseriscono questo ago fra due vertebre e lo lasciano lì, ma per un tempo assurdo. Io non ho nessun voce in capitolo, nessuno, cioè io posso dire, guarda, a me va benissimo la meningite, cioè preferisco la meningite, non lo so quelle cose, no, siete sadici! Non esce, fa tipo goccia, quindi non esce mai. Tipo dopo un'ora dicono sì, bravo, urla pure, perché così esce più forte, esce più veloce. Così sono stremata, niente, oh, scusa, vabbè, niente. Alla fine non ho la meningite. Cosa che ho? Cosa che mi dicono? Mi dicono che ho la gonorrea della gola. No, cioè, assorbite un attimo questa roba qua. Gonorrea della gola. Ho 18 anni, ok? Sono fuori casa da 6 settimane all'università. Dico, ma gonorrea della gola, cosa vuol dire? Viene un altro chirurgo con un ago, con una lampada di miniera, che mi guarda, che mi tengono qua con tipo Clockwork Orange di Kubrick. Questo qua, con un altro ago, vuole punturare le pustole che sono nella mia gola. Io sto qui, dice, ma cosa sono, la paura di voodoo? No, lasciatemi stare, no! Così, cioè questo qua arriva e fa tipo così, fa, ma no, queste non sono pustole della gonorrea. No, è semplicemente una tonsillite, molto brutto però, eh. Quindi vado a casa con un po' di antibiotici e buonanotte. Vabbè, senti, sono fuori tempo, ma il punto è che 18 anni fa i miei genitori sono rimasti alla diagnosi della meningite. E soltanto l'altra sera ho detto, papà, io racconterò la volta che mi hanno detto che avevo la gonorrea della gola. Questo silenzio e questa risata, ma questa risata che mi fa pensare com'è bello quando passa il tempo, perché vi assicuro che a 18 anni, se io avessi chiamato i miei genitori dicendo, sentite, ho un po' di gonorrea della gola, cioè vi assicuro che non sarebbe stato mica da ridere. Lui si chiama Jacopo Tealdi. Ciao. C'era una volta. Boh, in realtà si dice così quando si comincia una fiaba, ma in realtà è una storia contemporanea, o forse ci sarà una volta, quindi c'era una volta, ci sarà una volta, un sasso. Sì, un sasso che stava in un prato, era un masso bello grosso, e insomma se ne stava lì su un prato, vicino a una quercia secolare, bellissima, cioè proprio gigante, e lui se ne stava lì. Un contadino, una famiglia di contadini, generazioni di generazioni, coltivarono un sacco di cose. E insomma, ci fu il momento in cui il terreno si inaridì, non crebbe più niente. Il sasso se ne stava lì, cuore di pietra. Poi venne il momento in cui, insomma, successero quelle cose che nel mondo degli umani capitano. La casa venne abbandonata perché i giovani se ne andarono in città, i vecchi morirono, e quindi la casa lì vicino cadde in rovina,
un bel rudere davvero. E il sasso se ne stava lì. Era un sasso. Però sai, con il passare degli anni, voi potete capire, il vento, la pioggia, pian piano. Insomma, venne oso. Capitò che, per caso, cominciò a crescere un po' di muschio. E poi così, un giorno, un mattino, all'alba, spuntò un filo d'erba. Un filo d'erba che se ne stava lì solo, uno solo, vicino al sasso, vicino alla quercia secolare, e più in fondo c'era questa casa, questo rudere, tutta la collina, bellissimo, a filare di vigneti. Insomma, un bel posto per nascere. Questo filo d'erba crebbe lì da solo, senza tutti gli altri fili che dicevano verde, verde, gridavano il loro nome. Così fanno i fili, perché ogni pianta grida la vibrazione del suo colore, e quindi insomma si fanno forza l'un l'altro. Verde, verdissimo, super verde. Ma lui era lì tranquillo, era un filo d'erba unico. E allora capitò che il sasso, essendo lì solo, la quercia, figurati, era troppo grande, ma lì attorno, nel terreno brullo, un po' muschioso, qualche vermetto, un po' di insettini, ecco, iniziò a instaurare un rapporto con questo filo d'erba. Il filo d'erba, lui era piccolo, unico e solo, ed era lì innocente, ecco. E iniziarono a chiacchierare e si dissero: no, non ti chiudere, dai, scroccia le braccia, grazie. Scrociate le braccia, è importante. Comunque, il punto è questo. La pietra iniziò a parlare con il filo d'erba e gli chiedeva un sacco di cose, tipo: che cosa ne pensi tu del sole? Il filo d'erba disse: ah, c'è, passavano i giorni, c'è, non c'è. Insomma, era un filo d'erba, era piccolo, povero e ingenuo. E quindi gli chiese: ma tu che cosa ne pensi del muschio? Muschio? Sì, quello che ti sta lì attorno. Ah! E lì? Sì, va bene. Ma come lo trovi? È morbido? Non lo so. Ma è... sì, è verde. Come me. Oh. Il sasso era un po' indisposto, cioè... possibile avere una conversazione con un filo d'erba. Lui era lì, era... prima era un menhir gigantesco e poi pian piano, insomma, voleva sapere qualche cosa di nuovo, ovviamente. La quercia non dava retta a nessuno, era troppo grande, gigantesca. Al che capitò un giorno più o meno a mezzogiorno, col sole che picchiava, il sasso fece una domanda al filo d'erba. Dopo quasi 2 settimane di silenzio, disse così: ehi tu, dimmi un po', tu come stai ad immaginazione? Ma il filo d'erba non sapeva proprio cosa rispondere. L'immaginazione? Ma che cos'è l'immaginazione? E passarono quasi 2 mesi che di silenzio, e il filo d'erba, potete immaginare come pensa un filo d'erba? Un filo d'erba ci dà dei neuroni? No. Ha dei modi per pensare? No. E se ne stava lì, se assorbiva. Oh cavolo! Beh, il filo d'erba disse: ok, magari un giorno diventerò un fiore. Ma la vecchia pietra disse: ne ho viste di cose da quando ero un masso, ma un filo d'erba, un fiore, non lo sarà mai. Ma la vecchia pietra ci rimase di sasso quando vide posarsi sul filo d'erba quei 2 petali di una farfalla. Notaro? Oibò. Oibò. C.
c'è la tensione. Fatti una voce, la tensione. Facciamo un attimo di tensione. Adesso ragazzi, facci una roba di tensione. La tensione come di paura. Più tensione, più tensione. Più, di paura di tensione. Non c'è solo la tensione, c'è anche la sfiga. Perché? Perché è 21,3. Allora, tuo iPhone è messicano. La storia di Mario? Sì, sì. Non sono mica incredibili, in effetti. Noi sì, però loro no. Quindi possiamo andare avanti. Allora, ci sei con il loop? Io sono con il decibelometro. Allora, per Mario Bonaventura, pronti? Via! Per 94, sono delle lancette che girano, non so. Va bene, segniamocelo. Non ho mai provato questa app. In effetti potrebbe essere un... Andiamo? Vediamo cosa succede con... Facciamo la prova. Ok, state zitti. 94. 57, ok. Okay. Okay. 57 il fungo piccante. Abbiamo la smoke. La smoke di gatti. Ha detto 94 prima? Sì, ha detto 94. L'uccello inaudito. L'uccello inaudito fa 101, ma perché c'è il coso di pietra. Va bene, allora adesso andiamo per Jacopo. No? Sì. Jacopo Tardi. Passa in Jacopo Tardi. Il 2 luglio andrà in finale sicuramente Jacopo Tardi. Ma vince questa serata di Storia di Ibiza Milena Prisco! Questa maglia righe! La chiave noi ci chiamiamo la Lizza! Io i libri che hanno portato questi bravissimi e soprattutto coraggiosissimi, e dico coraggiosissimi perché io sto, ma non la farei, anzi mi hanno anche però le vincitrici femminili sono due, Milena Prisco e Susetta Meraviglia. Un applauso per Susetta. Noi vi diamo appuntamento martedì prossimo per la terza Lizza. Se qualcuno si volesse iscrivere mandi la candidatura a slam@storielizza.it. Prossima serata storie di fatica. Grazie a tutti. Grazie. Andrea Gattico. Andrea Gattico.